pur avendo percorsi molto separati, molto diversi, autonomi, in realtà hanno paradossalmente molte cose in comune. Sono due artisti che lavorano a cavallo tra linguaggi diversi e questo credo sia importante dirlo. La scultura, la fotografia, il cinema, il disegno, sono tutti dei linguaggi che entrambi riescono come dire, a sintetizzare e quindi per noi è stato importante iniziare con loro per dire che XNL si occuperà certo dei linguaggi della contemporaneità ma con una prospettiva anche di, non dico storica, ma diciamo di genesi del linguaggio dell'arte, come si sviluppa e come nasce un linguaggio, cioè l'immagine in movimento o l'immagine digitale è un risultato che però arriva da un percorso molto lungo e spesso anche che attraversa discipline e linguaggi molto diversi. E per Simeti cosa posso dire? Simeti secondo me è un artista straordinario e sono contenta che in questo momento sta avendo anche molto successo. Non ha mai fatto una mostra personale, questa sarà la sua prima mostra personale, quella di settembre in un'istituzione. Ha lavorato sempre moltissimo nell'arte pubblica, che poi è un aspetto che a lui interessa moltissimo e penso sia un artista molto in grado di instaurare questo dialogo col pubblico, che è un tema che ci interessa sviluppare XNL. Nel caso di David Lerbut è proprio un'opera, secondo me, manifesto, poeticissima, cioè è veramente un'opera che potresti guardare. Sono 50 minuti, ma non ti accorgi che passano 50 minuti, perché sei veramente tirato dentro in queste sequenze. E lui dice una cosa, secondo me, molto interessante, che è sempre stato interessato a scolpire la durata. E questa è una frase che sembra difficile, ma in realtà facilissima, perché lui dice: a me interessa far stare le persone dentro l'opera d'arte come tu stai attorno a una scultura. E questo trovo sia così un modo anche sofisticato, ma anche molto immediato per far capire quello che a lui interessa delle opere, delle installazioni che poi costruisce.